Quali segreti nasconde la profezia di Medjugorje? È possibile che un blackout mondiale accada davvero questo mese? Come possiamo prepararci per l'oscurità che sta per arrivare? Ricordati di mettere mi piace, commentare e condividere il video. Veniamo a noi. Medjugorje, un piccolo villaggio situato nel sud della Bosnia ed Erzegovina, è diventato famoso a livello mondiale grazie alle apparizioni mariane che iniziarono il 24 giugno 1981. In quel giorno, sei giovani del villaggio dichiararono di aver visto una figura femminile luminosa su una collina vicina. Questa figura, che si presentò come la Beata Vergine Maria, trasmise messaggi di pace, conversione e preghiera ai veggenti. Da allora, Medjugorje è diventato un luogo di pellegrinaggio per milioni di persone in cerca di spiritualità e miracoli. Medjugorje, oltre ad essere un luogo di apparizioni, è diventato anche un simbolo di speranza e di fede per molte persone. I pellegrini che visitano il villaggio riferiscono di esperienze spirituali profonde, guarigioni miracolose e un rinnovato senso di pace e devozione. Questo contesto rende ancora più significativo l'impatto delle profezie ricevute dai veggenti. Le apparizioni di Medjugorje si distinguono da altre manifestazioni mariane per la loro durata e frequenza. A differenza di apparizioni come quelle di Lourdes o Fatima, che si verificarono in periodi limitati, le apparizioni di Medjugorje sono continuate per decenni, creando una vasta raccolta di messaggi e profezie. Questa continuità ha permesso ai fedeli di sviluppare un legame profondo e costante con il luogo e con la figura della Vergine Maria. Nel contesto della recente profezia del blackout mondiale, è cruciale comprendere il peso storico e spirituale delle apparizioni di Medjugorje. La profezia non è un evento isolato, ma si inserisce in un quadro più ampio di rivelazioni che hanno guidato e ispirato milioni di persone nel corso degli anni. La possibilità di un blackout mondiale, con tutte le sue implicazioni, ha dunque un significato profondo per chi segue le apparizioni di Medjugorje e per chi crede nella veridicità dei messaggi ricevuti dai veggenti. In sintesi, Medjugorje rappresenta un faro di luce spirituale in un mondo spesso dominato dall'incertezza e dalla paura. Le apparizioni mariane hanno fornito conforto, guida e speranza a innumerevoli persone. La recente profezia del blackout mondiale è solo l'ultima di una serie di rivelazioni che continuano a ispirare e a sfidare i fedeli a vivere una vita di fede e di preparazione spirituale. Recentemente, una nuova e inquietante profezia è emersa da Medjugorje, aggiungendo ulteriore fascino e mistero al luogo. Durante una delle apparizioni regolari, uno dei veggenti ha ricevuto un messaggio dalla Vergine Maria riguardante un imminente blackout mondiale. Questo evento, previsto per questo mese, avrebbe un impatto devastante su scala globale, interrompendo le comunicazioni, l'energia elettrica e causando un caos senza precedenti. La rivelazione della profezia è avvenuta durante una visione notturna il 3 maggio 2024, quando la Vergine Maria ha parlato direttamente al veggente Maria Pavlovic. Durante l'apparizione, Maria ha descritto una luce intensa che circondava la figura della Vergine, la quale le ha comunicato il messaggio con un tono grave e solenne. Il contenuto del messaggio è stato condiviso subito dopo con gli altri veggenti e con i leader della comunità religiosa di Medjugorje. L'interpretazione della profezia del blackout mondiale ha suscitato diverse reazioni tra i teologi e gli studiosi delle apparizioni mariane. Alcuni vedono il blackout come un segno apocalittico, un avvertimento divino per richiamare l'umanità alla conversione e alla preghiera. Il simbolismo del buio totale è stato interpretato come una metafora della perdita della luce spirituale nel mondo moderno, invitando tutti a ritrovare la fede e a prepararsi spiritualmente. Altri esperti suggeriscono che il blackout potrebbe essere inteso letteralmente, rappresentando una crisi tecnologica globale. La profezia del blackout viene anche confrontata con altre rivelazioni apocalittiche note nella tradizione cristiana. Ad esempio, le visioni di Fatima e di Garabandal contengono elementi di avvertimento e di catastrofi imminenti. Questo parallelo rafforza l'idea che Medjugorje sia parte di un disegno più ampio di comunicazione divina con l'umanità. Le reazioni alla nuova profezia del blackout mondiale sono state immediate e variegate. Il clero locale di Medjugorje ha emesso un comunicato ufficiale, esortando i fedeli a non farsi prendere dal panico, ma a intensificare le preghiere e a partecipare alle celebrazioni religiose. Anche il Vaticano ha preso atto della profezia, esprimendo cautela e invitando alla riflessione e alla preghiera.
Teologi e studiosi delle apparizioni hanno discusso ampiamente il significato e le implicazioni della profezia. Tra i fedeli e i pellegrini di Medjugorje, la notizia della profezia ha generato un misto di preoccupazione e speranza. Molti hanno iniziato a organizzare veglie di preghiera, incontri comunitari e momenti di riflessione per affrontare insieme l'imminente evento. La profezia del blackout mondiale ha quindi rafforzato il legame tra i fedeli e il luogo di Medjugorje, trasformando la paura in un'opportunità per una rinnovata fede e una più profonda devozione. Di fronte alla profezia del blackout mondiale rivelata a Medjugorje, la comunità religiosa e i fedeli di tutto il mondo si sono messi all'opera per prepararsi al meglio per affrontare questo evento. Le autorità religiose di Medjugorje hanno emanato una serie di consigli pratici per aiutare le persone a prepararsi sia fisicamente che spiritualmente. Scorte di cibo e acqua, kit di emergenza, pianificazione familiare, protezione dei dispositivi elettronici, preghiere e riti raccomandati. Rosario quotidiano. La recitazione quotidiana del rosario è incoraggiata, in particolare i misteri della luce e della speranza. Adorazione eucaristica. Partecipare regolarmente all'adorazione eucaristica, quando possibile, e consacrare la propria famiglia al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria. Riti di benedizione. Benedire le case e i membri della famiglia con acqua santa e oggetti sacri. Il blackout mondiale profetizzato potrebbe avere conseguenze profonde e durature su scala globale. Le implicazioni previste spaziano dall'economia alla vita quotidiana e potrebbero portare a un cambiamento significativo nel modo in cui la società funziona. La profezia del blackout mondiale ha catalizzato un movimento di preparazione e riflessione spirituale senza precedenti. Mentre l'umanità si trova di fronte a una potenziale crisi di portata globale, l'invito della Vergine Maria attraverso i veggenti di Medjugorje è chiaro: tornare alla preghiera, alla penitenza e alla fede. Riflessioni finali. Importanza della fede. In tempi di incertezza, la fede diventa un'ancora di speranza e di forza. La preparazione spirituale è altrettanto importante quanto quella fisica. Unità e solidarietà. La comunità globale deve unirsi e sostenersi a vicenda, trovando forza nella solidarietà e nella collaborazione. Rinnovamento spirituale. Questa profezia rappresenta un'opportunità per un rinnovamento spirituale, invitando ciascuno a riflettere sulla propria vita e sulle proprie priorità. Invito alla preghiera. Le autorità religiose di Medjugorje invitano tutti a partecipare a momenti di preghiera collettiva, a intensificare la propria vita spirituale e a prepararsi con fede e speranza all'evento profetizzato. In sintesi, la profezia del blackout mondiale non è solo un avvertimento, ma anche un richiamo a ritrovare la propria spiritualità e a rafforzare i legami comunitari, vivendo con maggiore consapevolezza e preparazione. Grazie per averci seguito. Alla prossima!